Fratelli e sorelle, riassumiamo brevemente. Che venga creduto o no, noi siamo realmente arrivati alla fine del tempo della fine. L'unione sotto Roma con tutte le religioni, l'unione con la Chiesa di Lutero. Noi ricordiamo anche la dichiarazione del Papa nell'imbarcazione sul fiume Reno, visto come un pescatore d'uomini, e la moltitudine gridava in lingua inglese: Padre Santo, noi non ti lasceremo andare a meno che ci avrai benedetti. E noi ci chiediamo quanto lontani si deve arrivare, quando gli occhi delle persone saranno aperti, quando loro diventeranno ragionevoli. La Sacra Scrittura dice molto chiaramente: non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. E quando preghiamo, noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta sulla terra come in cielo. Cosa diremo al riguardo? Ho letto questi titoli per un solo motivo: per avere davanti a noi come ogni cosa sta prendendo forma. Ogni cosa viene unita e ci sono realmente due unioni. Una sotto Roma e l'altra sotto Cristo. Tutte le dichiarazioni bibliche non sono d'aiuto. Se non sono in accordo con la Bibbia, allora non vengono da Dio. Dunque, deve essere in accordo con la Sacra Scrittura. E in Giovanni capitolo 17, verso 23, il nostro Signore ha detto: Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano uno. E così deve rimanere nella Chiesa del Dio vivente. Ma noi riconosciamo pure che la più grande apostasia è stata predetta e deve essere lì, giusto come la chiamata fuori della Chiesa deve pure aver luogo, e la santificazione nella verità e la purificazione tramite il sangue dell'agnello. E nel corso di questa sera toccheremo anche 2 o 3 importanti temi. Ma la cosa principale è realmente che sperimentiamo Dio personalmente, che sperimentiamo la grazia di Dio personalmente, che diventino le nostre esperienze personali. Non soltanto che le ascoltiamo nella Sacra Scrittura, ma che in realtà sperimentiamo Dio personalmente. Lo scopo del nostro Dio è naturalmente che Egli vuole avere dei figli e delle figlie in eterno e intorno a Lui. Questo è lo scopo, e perciò la manifestazione quale Padre nel suo unigenito Figlio, il nostro Signore e Salvatore. Come abbiamo detto molte volte, per darci l'adozione, per riceverci e riportarci nella nostra posizione originale che avremmo dovuto avere dall'eternità e che avremo per tutta l'eternità. Se menzioniamo il Papa, se menzioniamo gli sviluppi del tempo della fine, se parliamo di queste cose, allora non per smascherare qualcuno. Per esempio, oggi Abbiamo un uomo in mezzo a noi, egli è il cugino del più importante cardinale in Svizzera. Il cugino del più importante cardinale in Svizzera. È qui stasera in mezzo a noi. E poi abbiamo un amico giudeo in mezzo a noi che ritorna in Israele. Se menzioniamo certe cose, allora non è per urtare qualcuno, ma soltanto per trasmettere informazioni dal punto di vista di Dio. E la decisione è poi su ognuno personalmente. Dio non forza alcuno, ma Egli non vuole che rimaniamo nell'ignoranza. Egli vuole che noi ascoltiamo la Sua parola e che prestiamo ascolto ad essa. E poi giunge a compimento il passo successivo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Di recente avevamo specialmente evidenziato che le promesse di Dio trovano il loro adempimento e che Dio fa ogni cosa secondo la Sua parola. È così che il Nuovo Testamento è iniziato ed è così che realmente terminerà. C'è un solo orientamento che realmente abbiamo, e questo è nella parola e attraverso la parola di Dio. Come i nostri fratelli all'inizio hanno saputo che la scrittura veniva adempiuta davanti a loro e in mezzo a loro, perché erano condotti nella parola dal nostro Signore. E per ultimo, in Luca 24, loro lo udirono dalle sue labbra. Non doveva essere tutto adempiuto di ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei Salmi e nei profeti. E il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Vorrei leggere alcuni passi della scrittura, uno dal profeta Geremia nel capitolo 1, per avere davanti a noi che Dio vigila sulla sua parola, vale a dire per adempierla. Geremia capitolo 1, versi 11 e 12. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. L'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. E che noi viviamo adesso realmente in mezzo all'adempimento delle profezie della Bibbia, questo nessuno può contestarlo. E se è scritto nel profeta Daniele, suggella le parole del libro fino al tempo della fine. Allora il momento deve essere giunto, nel tempo della fine, in cui i segreti, le cose nascoste, sono state rivelate. E Dio rivela sempre la parola dell'ora. E non ci sarebbe d'aiuto sapere ciò che Dio ha fatto nel passato se non sapessimo ciò che Egli ha promesso per il nostro tempo. Anche se menzioniamo il ministero del fratello Branham, fratelli e sorelle, per essere sincero, non si tratta del messaggero, ma si tratta del messaggio. ma anche secondariamente, anche per essere sincero, potrebbe esserci un messaggio senza un messaggero. Ciò va insieme. Noi non ascoltiamo ciò che ha detto il messaggero, ma ciò che Dio ha proferito attraverso la sua bocca. E noi abbiamo ricevuto la parola del Signore con tutto il nostro cuore. Ora veniamo al punto. Se leggiamo che il Signore Dio stesso ha detto: io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Non è stato così all'inizio del Nuovo Testamento? Non deve essere così alla fine? Che Dio di nuovo vigila sulla sua parola. E proprio ora verremo al punto più importante. Il Redentore è stato naturalmente annunciato e tutte le promesse divennero una realtà. L'ora venne, il giorno venne, in cui Genesi capitolo 3 verso 15 divenne realtà. L'ora venne in cui 2 Samuele capitolo 7 verso 14 divenne realtà. Il momento giunse in cui il Salmo 2 verso 7 divenne realtà. Il momento giunse in cui Isaia capitolo 7 verso 14 divenne realtà. Il momento giunse in cui Michea capitolo 5 divenne realtà. Ogni cosa divenne una realtà. E noi dobbiamo dirlo qui. Questo è il nostro dovere davanti a Dio. Noi dobbiamo dirlo alle persone che Dio vigila sulla sua parola. E quando il momento arriva, allora la sua parola giunge a compimento. Nessun uomo può ostacolarla né fermarla. E se Paolo allora ha scritto in Atti capitolo 20 che egli aveva predicato tutto il consiglio di Dio, e nella lettera agli Efesini egli ha scritto che tutte le cose che erano nascoste ai figli degli uomini, ora erano state rivelate ai suoi profeti ed apostoli. E poi Dio ha avuto sempre degli uomini che hanno profetizzato, e Dio ha avuto uomini che erano presenti quando ciò è accaduto. E perciò il nostro Signore ha detto pure: voi sarete i miei testimoni. E quando il Signore ha chiamato Paolo, gli ha detto: io ti ho stabilito come testimone, io ti mando ai gentili. Devono essere persone che erano presenti quando Dio ha fatto qualcosa di soprannaturale. La promessa principale, come già menzionato, è naturalmente il nostro Redentore. E si è realmente adempiuta nel 6° mese. L'angelo Gabriele venne da Maria e le diede la parola della promessa. Per favore, ascoltate adesso molto attentamente. Il soprannaturale discese nel naturale. Maria era una parte della creazione decaduta. Ma ecco il punto. In ordine per portare la creazione decaduta fuori dalla caduta, il Signore della gloria doveva essere posto nella creazione decaduta. Perciò è scritto nel Salmo 22, verso 9, e questo vorrei leggerlo. Salmo 22, verso 9. Certo, Salmo 22, verso 9. Certo, tu sei colui che mi ha posto nel grembo di mia madre. Mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Ci sono delle traduzioni che dicono: tu sei colui che mi ha tratto fuori dal grembo di mia madre. Entrambi sono corrette. L'ho detto già qui una volta. In entrambi le lingue, in ebraico e in greco, per generare e per nascere c'è soltanto una parola. Per esempio, nell'epistola di Giovanni abbiamo del continuo: chi è nato da Dio. Leggetelo. E chi è generato da Dio. Potete leggerlo adesso. Potete leggerlo in Primo Giovanni capitolo 5 o capitolo 3. Potete leggerlo. E perciò entrambi sono corretti. Tu mi hai posto nel grembo di mia madre. Tu mi hai tratto fuori dal grembo di mia madre. Ed ecco il punto. Se leggiamo dell'unigenito figlio di Dio, allora nulla è venuto da Maria, ma tutto è venuto da Dio. Lo Spirito Santo ha adombrato Maria e la potenza dell'Altissimo è discesa. Il nostro Signore nella carne era figlio dell'uomo, ma nato era al 100% figlio di Dio. Voi tutti lo sapete, nel naturale l'uomo ha la sua parte, la donna ha la sua parte. Dio l'ha fatto in questo modo, ma in questa procreazione di Dio, e proprio ora veniamo ad un punto molto importante, non ci può essere un miscuglio. La pura semenza divina deve essere posta in noi, perché Gesù Cristo era il seme promesso sin dal giardino dell'Eden, e perciò egli fu posto qui nel grembo della madre per nascere in questo mondo, affinché noi che siamo nati in questo mondo potessimo ricevere già ora in questo corpo decaduto la semenza soprannaturale della parola. E in modo che Dio possa operare in noi una nuova procreazione, una procreazione per mezzo dello Spirito. Naturalmente la parola deve essere posta in noi, deve essere piantata in noi. E come abbiamo detto molte volte, un chicco di grano ha il germe della vita in esso, ma il germe della vita non uscirà in centinaia d'anni se il seme rimane nel granaio. Soltanto se il seme viene seminato, allora il chicco di grano muore, e soltanto quando il chicco di grano muore, allora il germe della vita, che è nascosto da qualche parte in esso, allora esce a nuova vita. Perciò noi dobbiamo, quando realmente riceviamo la parola di Dio, dobbiamo morire a noi stessi. Dobbiamo morire con Cristo. Dobbiamo essere sepolti con Lui per poi camminare insieme a Lui in novità di vita. Ritorniamo al nostro punto. Dio vigila sulla sua parola. Anche oggi, anche stasera, Egli vigila sulla sua parola per adempierla in noi, in voi e in me. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo soltanto delle lezioni oggettive qui per poi in seguito andare a casa, ma realmente vogliamo essere parte della faccenda per sapere: questa è l'ora di Dio. E i profeti e gli uomini giusti hanno desiderato vivere adesso, di sperimentare ciò che Dio fa proprio ora per grazia. E noi abbiamo realmente l'orientamento dalla parola di Dio, e siamo sinceri. Quando Paolo scrive ai Corinzi nel capitolo 2, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Non si possono avere discussioni riguardo a temi biblici, ma ci vengono rivelate. E un fratello non ha bisogno di ammaestrare l'altro, ma questo è il nostro insegnamento. E tutti saranno ammaestrati da Dio tramite la parola, tramite la parola. E di questo si tratta. Quando il fratello Branham ha ricevuto il suo mandato, voi sapete molto bene, gli fu detto già nel 1933, gli fu detto 2 Timoteo capitolo 4 e 2 Timoteo capitolo 4, egli l'ha messo nella pietra angolare del tabernacolo e si comprò una nuova Bibbia, perché là c'è scritto: il tempo verrà in cui non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro voglie. Fratelli e sorelle, questa è la situazione anche oggi. Siate sinceri, tutte le chiese credono ciò che viene insegnato loro. Hanno tutti il loro credo. E lo dico onestamente, questo vescovo a Nairobi, spero che non ascolti adesso, e se ascolta, che ascolti, ma egli è venuto da me nella stanza d'albergo perché c'era stato un momento speciale in cui loro avevano la cena del Signore là. E prima che fosse distribuita la cena del Signore, magari devo dirlo, stasera avremo la cena del Signore, ma lì non c'era il pane, avevano dei piccoli contenitori pieni di ostie che hanno riversato su un recipiente e come seconda cosa loro non avevano un calice ma dei vassoi con 36 bicchierini. Io l'ho visto realmente, l'ho visto con i miei occhi. I bicchierini erano un po' più grandi di un ditale e naturalmente non ho partecipato a questo, ma ecco il punto. Per la prima volta ho sentito in una chiesa pentecostale che un uomo ha letto Atti capitolo 2 verso 42 ed essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nello spezzare il pane, nella comunione e nelle preghiere. E poi realmente al culmine di questa non biblica cena del Signore egli ha persino aggiunto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voi potete immaginare naturalmente cosa c'era dentro di me. Tutti possono leggere ciò che sta scritto in Apocalisse, ciò che sta scritto nel libro degli Atti, ciò che sta scritto qui o là, ma che ne è con la pratica? Sì, loro hanno letto ed essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e quel gentiluomo neanche pensava di leggere cos'è la dottrina degli apostoli e cosa significa. Sì, o lo spezzare il pane era una cosa blasfema. Sì, e poi quest'uomo è venuto da me quando ho criticato questo, l'ho fatto duramente. Ed egli disse: fratello Frank, noi crediamo che tu sei un profeta. Disse: io non sono un profeta, ma sono l'ultimo degli uomini di Dio. E gli ho detto qualcosa e ho corretto qualcosa. E sapete cosa ha detto quest'uomo? Fratello Frank, tu puoi ritornare, puoi parlare del tempo della fine, puoi parlare delle profezie della Bibbia, ma la nostra dottrina tu non puoi toccarla. Cosa dovrei fare là? Cosa dovrei fare là? Non ha preso il Signore delle cordicelle e ha fatto pulizia? Non ha rovesciato le tavole dei cambiamonete? Non si può piacere agli uomini e a Dio allo stesso tempo. E Paolo l'ha detto molto chiaramente in Galati capitolo 1, verso 10. Se io volessi piacere agli uomini, non sarei un servitore di Cristo. Allora sarei servitore degli uomini. Perciò noi apprezziamo così tanto che Dio vigila sulla sua parola, che realmente prima che la porta sia chiusa, prima che ogni cosa vada in perdizione, egli ha dato una chiamata di risveglio per grazia. E questo è naturalmente in Matteo 25. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro, preparatevi ad incontrarlo. A cosa serve alle persone di parlare in merito al ritorno di Gesù Cristo? E non pensano neanche di fare prima una preparazione. Ed ecco il mistero. Come accade nel naturale, quando la sposa e lo sposo aspettano il giorno del matrimonio, allora certamente si scambiano i pensieri e le intenzioni. Uno sposo naturalmente non va in giro per la città e parla con ogni donna che incontra, ma parla con la sua sposa, perché è con lei che vuole condividere la vita. E così è adesso. Lo sposo parla con la sposa. E il fratello Branham ha predicato un intero sermone. Lo sposo celeste e la sposa terrestre. E adesso è la scelta della sposa, la chiamata fuori di coloro che appartengono alla Chiesa sposa. Questa non è immaginazione, questa è realtà divina nel nostro tempo. E se è scritto che prima che venga il giorno del Signore, Dio avrebbe mandato un profeta. Allora, questa non è la mia parola. Allora, Dio vigila su questa parola della promessa. E quando il tempo fu compiuto, egli ha mandato quell'uomo. Io non posso dire perché tu hai scelto l'uomo più semplice sulla terra. Voi tutti lo sapete. La sua istruzione era molto limitata e anche la sua conoscenza della lingua non era la migliore. Ma la parola di Dio dice che ciò che pazzia per il mondo, Dio l'ha scelto per annullare la sapienza dei savi. Un profeta poteva essere un pastore, poteva far crescere alberi di gelso. Non importa cosa, la cosa importante è che Dio ha preso degli uomini che non mischiano le cose, ma che trasmettono la parola di Dio in tale maniera come l'hanno ricevuta dalla bocca di Dio. E per questo siamo molto riconoscenti. Pensate, stiamo scrivendo un intero opuscolo. Nel principio era la parola, non l'interpretazione. Fratelli e sorelle, questo è più importante di quanto qualcuno possa probabilmente pensare. Cosa ha recato la prima interpretazione a voi e a me e a noi tutti, a tutta l'umanità? Cosa ha recato? La separazione da Dio, gettati nella morte, senza speranza in questo mondo. E tuttavia l'umanità è stata destinata a vivere in eterno con Dio. E poi, dopo la caduta, il Signore Dio ha dovuto dire che egli non stenda la mano e prenda dall'albero della vita e viva in eterno. Immaginate un po', dopo la caduta, potete leggerlo, dopo la caduta Dio ha dovuto mandare via dal paradiso l'uomo decaduto affinché non mangiasse dell'albero della vita per vivere in eterno in questa condizione decaduta. Cosa dovrebbe fare Dio nell'eternità con delle persone che sono in una condizione decaduta? No, Noi siamo stati tirati fuori dalla caduta, siamo stati riportati indietro per mezzo del Calvario. E perché l'enfasi è così tanto sul sangue dell'agnello che è stato sparso per la nostra riconciliazione? Naturalmente perché la vita del corpo è nel sangue. Così è scritto in Levitico capitolo 17, versi 11 e 12, e poi anche nei versi 14 e 15. Perciò il Figlio di Dio doveva venire su questa terra in un corpo di carne e sangue, affinché noi che siamo in questo corpo di carne ricevessimo l'accesso a Dio tramite la potenza di redenzione, tramite la potenza del sangue sparso sulla croce del Calvario, ricevendo l'accesso a Dio, ricevendo il perdono e la riconciliazione, e poi ricevendo la parola in noi, affinché lo Spirito possa operare la nuova vita in noi tutti. Dunque, non cristianesimo, ma Cristo in noi, speranza di gloria. Non qualche specie di religione, ma realmente, come è scritto in Giovanni capitolo 17, verso 3, affinché conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Si tratta della rivelazione di Dio nel suo unigenito Figlio, che noi abbiamo ricevuto e accettato per fede. Noi non abbiamo bisogno di interpretare nulla, ma di ricevere, e perciò è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, a tutti coloro che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E poi è ancora scritto, noi tutti possiamo leggerlo, in Lui c'era la vita e la vita era la luce degli uomini. E possiamo ancora leggere, voi investigate le scritture perché pensate di avere in esse vita eterna, ma non volete venire a me. Si possono investigare le scritture, si possono usare le scritture, ci si può decorare di scritture dalla testa ai piedi. In primo luogo, la nascita deve aver luogo tramite lo Spirito di Dio, come anche il Figlio non preesisteva da qualche parte, ma in tutto l'Antico Testamento egli era realmente il Signore. Perciò è scritto, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Ed Elisabetta disse, come mai che la madre del mio Signore viene a me? Neanche una sola volta è scritto nella Bibbia Dio il Figlio, neanche una sola volta, neanche una sola volta sta scritto nella Bibbia Dio lo Spirito Santo, ma 36 volte di fila è scritto, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non vogliamo entrare in questo tema adesso, ma se so qualcosa per esperienza, questo è Dio, è il tema della Deità. È proprio così. Nessuno può ottenerlo da sé. Ci deve essere dato da Dio. L'accesso nel luogo santissimo non lo preparate da voi stessi, io non lo preparo da me stesso, ci deve essere dato da Dio stesso. E poi siamo ammaestrati da Lui. Poi l'arca del patto è aperta. Allora ascoltiamo la parola di Dio nell'originale. E allora non c'è alcun fraintendimento. Perciò il nostro Signore ha chiesto del continuo se i discepoli avessero compreso ogni cosa. Persino alla fine delle 7 parabole, in Matteo capitolo 13, La domanda è stata: avete compreso tutte queste cose? E loro risposero: sì, Signore. Possa essere così con noi tutti, che realmente tramite la rivelazione dello Spirito comprendiamo le Scritture, che possiamo collocare e posizionare le varie manifestazioni del nostro Dio secondo il piano di salvezza. Giusto per dirlo ancora una volta, il nostro Signore doveva diventare ogni cosa per noi. Egli doveva essere mediatore del nuovo patto. Egli doveva essere avvocato. Doveva essere l'agnello di Dio. Egli doveva essere ed è il figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Tutti questi sono termini, non soltanto termini, ma erano necessari per coprire ogni ambito concernente il piano di salvezza del nostro Dio. Per realizzarli e amministrarli, per adempierli, e perciò ogni cosa che è stata annunciata nella legge, ciò che era stato promesso nei profeti, ogni cosa è giunta a compimento. E così vediamo il nostro Signore anche come figlio dell'uomo che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Noi lo sentiamo come Egli parla. Vediamo che Egli ha avuto i Suoi messaggeri, che ha indirizzato loro la Sua parola. Ed abbiamo anche compreso ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, che Dio ha rivelato al Suo servitore Giovanni ciò che era destinato per tutti i servitori, per mostrare ai Suoi servitori le cose che dovevano avvenire in breve. Questo Egli l'ha rivelato al Suo servitore. Ciò che Dio rivela ai Suoi apostoli e profeti è destinato per tutti i servitori di Dio che sono chiamati a predicare la parola. Questo accesso Dio ce l'ha dato. Noi non l'abbiamo cercato e non l'abbiamo voluto. Noi sapevamo quanto tutti gli altri. Ma ora veniamo al punto, fratelli e sorelle. Anche voi tutti, voi che ascoltate la parola di Dio in questo tempo, che prendete su di voi tutto il vituperio, e noi tutti sappiamo, specialmente nel nostro paese e nei paesi vicini, o anche in tutto il mondo, noi tutti siamo disprezzati e rigettati. E le persone pensano di noi che siamo nell'errore. Ma il nostro Signore ha detto: voi siete nell'errore perché non conoscete le Sacre Scritture. Così è scritto in Marco capitolo 7. Ed è anche scritto: in vano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. A cosa serve la grande chiesa pentecostale? A cosa serve persino parlare lingua? A cosa serve la musica, che a volte è molto forte, se nessuno è qui che ascolta ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese? E in primo luogo perché nessuno è qui che può essere usato come portavoce di Dio, perché prima che le persone possano ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, prima di questo deve essere predicato ciò che Dio ha promesso, e poi le persone possono ascoltare, credere, ricevere e averlo rivelato. Non è scritto di Giovanni Battista che egli preparava la via al Signore? Non è scritto che egli ha predicato che la scure è posta alla radice degli alberi e ogni albero che non porta frutti buoni sarà reciso e gettato nel fuoco? Un uomo di Dio come il fratello Branham, non ha altra scelta. Egli deve predicare la parola di Dio. Chi c'era in quei giorni? Un fratello mi ha ricordato quando il fratello Branham ha parlato della dottrina della Trinità e si è riferito ad un sogno in cui veniva mostrata una donna, e voi potete dare uno sguardo all'Antico Testamento. Dio ha definito Israele sua moglie in Geremia, in Osea, e nel Nuovo Testamento vengono mostrate due donne, una in Apocalisse capitolo 12, coronata con la corona di 12 stelle, dunque mostrata come chiesa, e l'altra, la grande meretrice che cavalca la bestia e che commette fornicazione con tutti i re della terra e così via. Ma il fratello Branham si riferiva a quel sogno e c'era un uomo con una clava a tre punte e colpiva questa donna del continuo. E come la donna cercava di mettersi di nuovo in piedi, allora veniva colpita di nuovo con la clava a tre punte. E lo Spirito gli disse: questa è la dottrina della Trinità. Ogni volta in cui Dio dà un risveglio, poi viene la dottrina della Trinità e ogni cosa viene di nuovo atterrata. Ora io vi chiedo, cosa ha avuto luogo dal tempo della Riforma? Giusto ora abbiamo il 450° anniversario della Confessione di Asburgo. Abbiamo naturalmente qualcosa dietro di noi. Cosa è accaduto in ogni risveglio? E noi non diciamo nulla contro alcun risveglio. I risvegli vengono da Dio. E il risveglio è venuto da Dio al tempo di Lutero e anche con tutti gli uomini prima di lui, sia Wycliffe in Inghilterra, sia Jan Hus a Praga e che altri ancora. Dio ha mandato sempre dei risvegli. Sì, e poi? Cos'è accaduto dopo? Poi venne la dottrina della Trinità nel nuovo risveglio e la nuova vita fu di nuovo atterrata. Non è potuta apparire affatto, non si è potuta manifestare. Che ne è stato con tutti gli altri risvegli? Grandi uomini di Dio. Prendiamo John Wesley, prendiamo John Smith, prendiamo William Booth, prendiamo tutti questi grandi uomini fino a Finney e Moody e gli altri e fino al nostro tempo. Il risveglio lo vogliono tutti, ma poi vengono con la vecchia clava e atterrano di nuovo ogni cosa. In questo ultimo risveglio, una chiesa sposa deve apparire nella vera dottrina e che non può essere atterrata di nuovo. La vittoria di Dio sarà dalla nostra parte. Dio lo manifesterà. Questo non ha bisogno di essere spiegato ulteriormente qui. È una parte della perfezione della Chiesa sposa di Gesù Cristo, il nostro Signore. E come è stato all'inizio, così deve essere alla fine. Nessuno ha bisogno di spiegare le cose, ma noi tutti dovremmo credere come dice la Scrittura. Riguardo alla cena del Signore, fratelli e sorelle, ci sono realmente alcune cose che devono essere dette. Anche dei passi della Scrittura devono essere letti, ma per favore ricevete la prima parte di questa riunione pienamente in voi. Come il Figlio era la parola promessa, come Egli era la semenza promessa e come lo Spirito Santo ha adombrato Maria e come il seme è stato messo in lei, così deve essere con noi, se vogliamo far parte dei primogeniti, se realmente vogliamo partecipare al rapimento. Allora Non possiamo credere in generale, ma dobbiamo credere come ha detto la Scrittura. Dobbiamo ricevere il seme della parola di Dio in noi, affinché lo Spirito di Dio possa realmente generare la vera vita di Dio in noi. Giusto da un pensiero non viene nulla, deve diventare realtà, come nel naturale, così anche nello spirituale. Mi sento sopraffatto che l'onnipotente Dio ha trovato una via per venire a noi, nella creazione decaduta, e tuttavia rimanere ciò che egli era e chi egli era, per tirarci fuori dalla caduta indietro nella posizione divina. Questa è redenzione, questa è riconciliazione, questo è il piano di salvezza del nostro Dio che possiamo sperimentare personalmente per grazia. Dunque, non soltanto una lezione oggettiva, ma sperimentare Dio in modo soprannaturale, facendo come fece Maria. Di lei sta scritto: beata è colei che ha creduto. Ti sia fatto come hai creduto e come ti è stato detto. La fede viene in azione nel momento in cui ascoltiamo la parola di Dio. E Dio, vi dico, se riceviamo stasera il pensiero, come promesso, che noi realmente riceviamo la semenza della parola in noi, allora lo Spirito di Dio deve e verrà sopra di noi. Il peso sarà tolto da noi. Che le persone si facciano beffe, che facciano ciò che vogliono, parlando in modo terreno, il nostro Signore dalla sua nascita fino alla sua crocifissione è stato deriso, è stato schernito. Egli non fu deriso perché guariva gli ammalati, non fu deriso perché moltiplicava i pani, ma sì, questo è il figlio di Giuseppe. L'intera cosa fu coperta, sì, come hanno detto gli scribi, egli è nato fuori dal vincolo matrimoniale. Non sarebbe stato meglio per Dio che Maria fosse ritornata a casa dei genitori e fosse rimasta là per essere protetta? E allora Giuseppe non sarebbe stato sospettato, non avrebbero avuto nulla da ridire. Allora non sarebbe sorta questa difficile situazione. Ma doveva essere in questo modo affinché la parola potesse essere adempiuta, dove sta scritto Osea capitolo 11. Dall'Egitto chiamai mio figlio. E poi venne l'angelo, venne in sogno a Giuseppe e gli disse: figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie. E poi fuggirono in Egitto e Giuseppe ubbidì e andò. Ma Dio le aveva permesso affinché le persone avessero una motivazione. Un momento, la cosa è stata insabbiata, nessuno l'ha insabbiata. La Vergine concepì, fu adombrata dallo Spirito Santo, come dichiara la Sacra Scrittura. Ma anche noi arriviamo a trovarci in certe situazioni nella nostra vita dove potrebbe sorgere un sospetto. L'importante è che Dio è con noi nella faccenda e che realmente rimaniamo fermi in tutte le prove, e che le persone dicano ciò che vogliono, noi rimaniamo fermi su ciò. Dio ha promesso un profeta, e se noi crediamo che il tempo della fine è giunto, allora egli deve venire sulla scena prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue. Questa è stata la decisione di Dio. Egli vigila sulla sua parola e la adempie nel nostro tempo. Ora c'è un punto. Chi non può credere questa promessa non dovrebbe meravigliarsi che non gli venga rivelata. Soltanto se riceviamo in noi le promesse di Dio, se le crediamo, allora ci vengono rivelate. Altrimenti potremmo rimanere qui per decenni e non accadrà nulla. Ma nel momento in cui, lo ripeto, beata è colei che ha creduto. Perché le avverrà come le è stato detto. Allo stesso modo è con noi. Beati siamo noi se possiamo credere come dice la Scrittura. Semplicemente rispettare che Dio vigila sulla sua parola. Non può essere diversamente. Dio vigila sulla sua parola per adempierla. Ed Egli vigila su di noi che possiamo sperimentare il compimento della sua parola per grazia. La chiamata fuori, la separazione, la purificazione, la santificazione, ogni cosa che Dio ha promesso nella sua parola. E se voi avete parte in ciò, allora potete dire amen a questo, perché così Dio l'ha fatto, io non posso farci nulla. E quando le persone dicono, loro seguono un uomo, questo potrebbero averlo detto pure al fiume Giordano, quando da Gerusalemme e da tutta la Giudea vennero al fiume Giordano per ascoltare Giovanni Battista, per essere battezzati da lui. Questo avrebbero potuto dirlo in ogni risveglio. Loro seguono quell'uomo. No, noi non seguiamo alcun uomo. Noi seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore, per grazia. E perciò siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore. Ora, stasera, abbiamo la cena del Signore e al riguardo leggeremo brevemente alcuni passi della Scrittura che parlano di questo, anche riguardo ad un solo pane. Per noi questa parola è santa. Se è scritto qui in Matteo capitolo 26, dal verso 29, dal verso 26, qui sta scritto: ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane. Egli non prese una ciotola con delle ostie, egli prese il pane che era stato preparato per la Pasqua, senza lievito, perché la Chiesa deve essere senza alcun lievito. Parlando spiritualmente adesso, il nostro Signore ha detto: guardatevi dal lievito dei farisei. E perciò al popolo di Israele per un'intera settimana non era loro permesso di avere alcun lievito in casa. E il nostro Signore durante la Pasqua, mentre mangiavano, prese il pane e lo benedisse e lo spezzò. Allo stesso modo è scritto in Marco capitolo 14. Marco capitolo 14 verso 22. Marco capitolo 14 verso 22. E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane e dopo averlo benedetto lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: questo è il mio sangue il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Non abbiamo bisogno di ripeterlo. Una cosa è il calice con il vino e un'altra cosa è il sangue dell'agnello. Sulla croce del Golgotha nessun calice è stato versato. Sulla croce del Golgotha il fianco del nostro Signore è stato aperto e il sangue è uscito per la nostra redenzione. E secondo Ebrei, il nostro Signore, come agnello di Dio, ha sparso il suo sangue sulla croce del Golgotha. Come sommo sacerdote è entrato col proprio sangue nel luogo santissimo per ottenere per noi un'eterna redenzione davanti al trono della grazia, rendendola valida. Così noi ringraziamo Dio. Ho parlato ad un uomo, non voglio menzionare la denominazione, ed egli ha detto, credo che sia stato qui a Krefeld, di fronte alla stazione principale, ed egli ha detto, ascolta adesso Signore, il sangue dell'agnello di cui tu parli adesso è stato assorbito dalla sabbia e non abbiamo più nulla di ciò, no, no, neanche una goccia è caduta sulla sabbia. È stato sparso per la mia e per la vostra redenzione. E come è scritto, il nostro Signore come sommo sacerdote, non come agnello egli ha dato la sua vita, come agnello è stato immolato, come agnello egli viene mostrato di nuovo in Apocalisse capitolo 5. Fratelli e sorelle, abituatevi a credere ogni parola come è scritta. Abituatevi a lasciare ogni parola dove e come è scritta. Non può essere diversamente. Le interpretazioni sono dietro di noi. Davanti a noi c'è soltanto la chiara e vera parola e la guida in tutti i misteri della scrittura. Poi abbiamo la parola anche in Luca, dove il Signore, o dove ci viene confermato la terza volta che il Signore ha celebrato la Pasqua. E poi anche in Giovanni capitolo 13, dove il nostro Signore ha fatto entrambi. Egli ha distribuito il pane e dove ha avuto luogo il lavaggio dei piedi. Magari dovremmo leggere la parola nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 13, a motivo di coloro che probabilmente non sono ancora a conoscenza, specialmente con il lavaggio dei piedi. E per favore, non sentitevi obbligati alla cena del Signore e anche non sentitevi obbligati al lavaggio dei piedi. Deve essere fatto con amore verso il Signore, non come un dovere, no. Il nostro Signore ha detto, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Chi vuole annunciare la sua morte insieme a noi finché Egli ritorna, che sia partecipe del pane e anche poi del calice. E poi sta scritto qui, del lavaggio dei piedi, Giovanni capitolo 13, Giovanni capitolo 13 dal verso 3, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio, è molto importante, proceduto da Dio, molto importante. In Giovanni capitolo 16 è scritto 3 volte proceduto da Dio. Credetemi, io sono proceduto da Dio, non esistendo accanto a Dio, ma come figlio proveniente da Dio, come avviene nel naturale un figlio proviene dal Padre. E in tutto l'Antico Testamento nessuno sulla terra ha pregato a un Padre celeste, ma 6.000 volte è scritto il Signore Dio, il Signore degli eserciti. Nessuno ha pregato a un figlio. Non era neanche possibile, era un annuncio in tutto l'Antico Testamento. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio. E voi potete trovarlo confermato nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, verso 5. Entrambi i passi dell'Antico Testamento sono ripetuti nel Nuovo Testamento, vale a dire 2 Samuele, capitolo 7, verso 14, Salmo 2, verso 7. Entrambi sono scritti in Ebrei, capitolo 1, nel verso 5, quale conferma che le parole dell'Antico Testamento trovano compimento. Voi vedete già, noi veniamo sempre nella parte di insegnamento. Poi sta scritto qui, dal verso 12, in Giovanni capitolo 13, così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti. Si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non c'è bisogno di aggiungere nulla a questa parola, giusto come a nessun'altra parola. Io so, quando recentemente ho celebrato la Cena del Signore in Cile, ciò è stato senza il lavaggio dei piedi. E immaginate, dopo 40 anni, per la prima volta, tutti questi fratelli e sorelle là hanno celebrato la Cena del Signore. Ed io sono riconoscente, vorrei che tutti ascoltassero adesso, anche nella città di Fundo e ovunque siano. Siamo uniti con voi e ringraziamo Dio che ha condotto ogni cosa in modo così meraviglioso. Non è così, fratelli e sorelle? Ci sono delle vie di Dio che parlano da sé, che non c'è bisogno di spiegare, ma che parlano da sé. Ora, giusto per illuminare il tema della Cena del Signore, ancora con 2 o 3 passi della Scrittura, il passo in Primo Corinzi, capitolo 11, questo noi tutti lo conosciamo. Primo Corinzi, capitolo 10, soltanto alcuni lo leggono. Oggi vorrei leggere entrambi, ma soltanto i rispettivi versetti. In 1 Corinzi, capitolo 11, verso 24. Magari anche la seconda parte dal verso 23, perché appartiene a questo. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Avete notato l'aggiunta qui in confronto con i Vangeli? Nei Vangeli è scritto soltanto questo è il mio corpo. Qui sta scritto questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Fratelli e sorelle, come abbiamo detto molte volte, chi legge soltanto i 4 Vangeli in merito al battesimo, in merito al grande mandato e non va nel libro degli Atti, non sa come ci è stato messo in atto, cammina nel buio, si deve andare a come è stato messo in atto. Tutto ciò che appartiene ad un tema si deve aggiungere. Ora leggiamo i versi particolari in Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 14. Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 14. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Vedete? Questo è il mio sangue. Qui non è la comunione col sangue di Cristo? Non ha il sangue compiuto ogni cosa e fatto ogni cosa per noi, per portarci in comunione con Dio e in comunione gli uni con gli altri? Il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? La comunione con Dio, la riconciliazione con Dio, la comunione gli uni con gli altri, la riconciliazione gli uni con gli altri, il perdono, la grazia, ogni cosa ci è stata data tramite il sangue dell'agnello per grazia. Poi sta scritto, il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Sì. Ed ora si potrebbe chiedere cosa intendeva dire qui l'Apostolo. Intendeva dire il corpo del Signore che è stato colpito là e che è stato crocifisso? O parla già della Chiesa? Leggiamo il verso 17. In primo luogo, l'ultima parte del verso 16. Non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico. Lì il corpo del Signore, qui la Chiesa redenta, come corpo del Signore composto da molte membra. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è meravigliosa, dà informazioni, dà insegnamento. Come certo che abbiamo un solo pane e come certo che questo pane viene spezzato, così è certo che il corpo del Signore, la Chiesa, è un solo corpo. Per mezzo di uno spirito noi tutti siamo battezzati in questo corpo, come è scritto direttamente nel capitolo successivo, in 1 Corinzi capitolo 12 dal verso 12. Per mezzo di uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo, così? In primo luogo il corpo del Signore che è stato colpito. Il sangue dell'agnello che è stato sparso per la nostra redenzione e per la nostra riconciliazione. Poi la Chiesa redenta come risultato dell'opera di redenzione, come un solo corpo che ha comunione tramite il sangue dell'agnello nello Spirito Santo, perché la comunione è la comunione dello Spirito, ma a motivo del sangue dell'agnello in cui c'era la vita divina che ritorna in noi tramite lo Spirito, questo è il grande mistero. La vita di Dio era nel sangue di Dio, nel sangue dell'agnello. Il sangue è stato sparso, la vita è stata data, e col sangue egli è entrato quale sommo sacerdote nel luogo santissimo per recare vita allo spirito. Perché lo spirito non è soltanto un termine, spirito è vita, spirito è vita. In lui c'era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Dunque, una chiesa redenta, tramite il sangue dell'agnello, destinata per avere comunione con Dio, e destinata ad avere comunione gli uni con gli altri. E come abbiamo questo pane e come lo spezziamo, così siamo un solo corpo, una sola chiesa, ma una chiesa che è formata da molte membra, e tuttavia è una sola unità. Come Paolo ha scritto agli Efesini, finché noi tutti veniamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, Dio è fedele. Egli vigila sulla sua parola. Egli vigila su di noi, ed egli è con noi anche stasera. Benedetto e lodato sia il suo santo nome. Amen. Alziamoci in piedi e poi avremo la cena del Signore. Forse nel frattempo le sorelle possono cantarci dei cantici e poi spezzeremo il pane. Per questo gran numero di persone abbiamo fatto un enorme pane e siamo così felici che possiamo condividerlo e che possiamo avere la cena del Signore insieme stasera. Come vedete, abbiamo complessivamente un calice per il lato destro, un calice per il lato sinistro e due calici per la parte centrale, ma nessun bicchiere, un solo calice. Sì, sorelle, volete cantare? Prendete un microfono e poi, in primo luogo, ringrazieremo. Come faremo ciò? Ringraziamo prima per il pane. Fedele Signore, siamo così riconoscenti e felici che possiamo prestare ascolto alla tua parola. Tutto ciò che tu hai promesso vogliamo farlo di conseguenza. Non soltanto che lo leggiamo e facciamo in modo diverso come ci pare e piace, ma come tu hai promesso. Oh, prendi posto in mezzo a noi, ti prego, che tu possa benedire tutti coloro che parteciperanno a questo pane. Fedele Signore, il pane rappresenta il tuo corpo che è stato spezzato per noi sulla croce del Golgotha, per noi come Chiesa. Fedele Signore, ti chiediamo che tu possa benedire dalle ricchezze della tua grazia, che tu possa benedire questo pane, che ognuno sia benedetto che partecipa adesso. Te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen. Amen.